Allora, assessore Rossello, anche l'amministrazione comunale qui ad Albissola per il battesimo di questa stagione, ovviamente la felicità di essere a fianco al Savona, il rammarico di essere in un comune limitrofo, non proprio a casa. Sì, ho accettato volentieri l'invito, mi ha fatto piacere portare il mio saluto alla squadra, fare gli auguri di un buon inizio anno. È una stagione, come ho detto anche ai ragazzi, che mi sembra partire bene, perché ho visto una società strutturata, pronta, determinata, e quindi c'è da augurarsi il meglio per la nuova stagione. Ovviamente il punto cardine resta ovviamente lo stadio Bacigalupo. C'è il tantam che forse può essere la volta buona in cui tutte le forze possono unirsi per arrivare a una soluzione comune? Ma allora, l'obiettivo è quello di mettersi assieme e cercare una soluzione che è complicata da trovare, perché per fare interventi del genere ci vogliono finanziamenti importanti. Ho già avuto occasione di dire che in tutta Italia, laddove si investe sugli stadi, ad investire sono soprattutto i privati e i comuni spesso vanno dietro. È difficile recuperare finanziamenti da mettere per realizzare nuovi impianti, e lo dimostrano Bologna e Firenze, che non sono riusciti in questo senso ad utilizzare il PNRR. Qui abbiamo una società importante che è ripartita, ma che probabilmente non ha ancora la struttura per fare un investimento importante, quindi bisogna procedere per piccoli passi con grande collaborazione. Quest'anno Savona ha valutato di non utilizzare il Bacigalupo, lo ha fatto in maniera, come dire, concordata, comunicata col comune per ragioni tecniche, quindi non c'è assolutamente nulla da dire, però ovviamente quella lì è la casa del Savona, quindi bisognerà nel tempo riuscire a trovare le condizioni e il modo perché il Savona possa tornare a riappropriarsi del suo stadio. Extracalcio, stiamo registrando nel momento in cui c'è il sincro protagonista a Parigi, tra poco scenderà in campo anche il Settebello. C'è anche tanta Savona che sta portando il proprio nome nell'Olimpo, chiedo scusa per il gioco di parole, dello sport mondiale. È una cosa molto bella che tra l'altro si ripete da un po' di anni, è stato così anche a Tokyo, è così quest'anno a Parigi, ha fatto molto bene Chiarrare Bagliato, esatto, che ha migliorato il risultato di Tokyo, e quindi aspettiamo che faccia ancora di più a Los Angeles tra 4 anni. Il sincro è una certezza, ma quando dico così lo dico con orgoglio e non lo dico dandolo per scontato, perché sono anni che la nazionale cresce, e cresce grazie all'apporto della Rarinante Savona, di Patrizia Giallombardo, delle atlete della Rarinante Savona. Quest'anno sarà l'ultima esibizione alle Olimpiadi di Linda Cerruti, che poi abbandonerà l'attività agonistica. Poi ci saranno le Paralimpiadi con la nazionale italiana di pesi paralimpici allenata da Sandro Boraschi, quindi insomma Savona è sempre ben rappresentata, vuol dire che lo sport a Savona è vivo e ottiene dei risultati, e questo ci fa molto piacere.